Ciao ragazzi, ci sono anche a Bellavì. Allora, stiamo lasciando il San Nicola, che potete vedere qua sullo sfondo, il San Nicola. E niente, ancora una delusione pesante, una delusione che non è accettabile dalla società, dalla squadra del Bari, perché non è possibile non giocare per tutta la gara e giocare contro una squadra di mestieranti, una squadra di Serie C, una squadra con giocatori sconosciuti, e ancora una volta ci prendiamo il gol al 90esimo e siamo soliti prenderci gol sempre a fine gara. Non è una cosa ammissibile. Una squadra sfilacciata, una squadra senza condizione fisica, una squadra che fa moltissimi errori tecnici, è una squadra demolita rispetto all'anno scorso. Io capisco che sono andati in Serie A molti giocatori, ma la squadra va rinforzata, va bene? Se prendi un attaccante di 31 anni come Diò, rischi che si infortuni per un mese intero, perché è un attaccante di 31 anni. Un attaccante che va in prestito perché non è più buono dove stava prima. Va bene, non è possibile. C'è stata una contestazione della Curva Nord dicendo che stiamo elemosinando dei prestiti. Allora, che facciamo? Visto che la società va venduta, prendiamo tutti i prestiti contando sulla forza del gruppo e su Mignani. Se poi va bene, li riscattiamo. E con obblighi di riscatto sono pochissimi. Gli obblighi di riscatto sono pochissimi. Sono pochissimi. Credo che sia solo su Frabotta che è un giocatore valido, naturalmente. Quindi siamo veramente messi male al momento. È una squadra che non ha, io l'avrei detto anche se avessimo vinto, non meritavamo di vincere. Una squadra che ha fortissime difficoltà, una squadra che non è fisicamente pronta, una squadra che ha perso anche l'equilibrio, che era l'ultima cosa rimasta a Mignani. Una squadra con errori tecnici abbastanza pesanti, posso citare Schindler, con errori tecnici basici, errori tecnici di Dorval che in difesa è una frana, non ha preso una volta il pallone, loro hanno messo 4-5 palle in mezzo nel primo tempo e non hanno segnato prendendo un palo clamoroso, poi hanno messo altre 5, 6, 7 palle in mezzo e alla fine sono riusciti a segnare con una squadra di mestieranti, ripeto, il Cittadella c'ha 20.000 anime, un paesino vicino Padova, credo. E niente, siamo ridotti in questo modo. Siamo ridotti che ogni volta a San Nicola facciamo queste figure magrine e la gente se ne va a casa insoddisfatta. Non tanto per il risultato, ma quanto per la prestazione. La prestazione è sottotono, è una squadra demolita. Se segni il primo gol, se vai in vantaggio, devi giocare. Continua su strada Devi rurale giocare. fresca per un Se vai il primo chilometro. gol, devi giocare. Devi continuare a giocare. Non puoi fermarti, non puoi stare ad aspettare, perché poi prima o poi il gol lo prendi. Mignani l'ha detto in conferenza stampa l'altra settimana. Oltre a dirlo, Mignani, devi attuare delle strategie per far sì che non accada. E anche oggi abbiamo preso il gol al 90esimo. Non è una cosa accettabile. Non è accettabile una squadra del genere. Non è accettabile che mancano 72 ore alla fine del mercato e ci mancano 5 giocatori, un portiere. Ci manca la punta, ci manca il trequartista, ci manca un difensore centrale. Oggi Di Cesare ha rischiato di uscire prima del dovuto. E ragazzi, non so se si vede ancora il San Nicola. Si vede il San Nicola? Sullo sfondo? Non si vede più? Non si vede più il San Nicola? Non si vede più. Scusatemi. Scusatemi. Scusatemi, mi è volato il telefono pure. Non è una cosa possibile. Non è una cosa possibile quella che stiamo vedendo. Non è una cosa possibile perché è un Bari demolito rispetto allo scorso anno. Un Bari demolito, un Bari che non c'è più, non c'è una struttura, non c'è un gioco. Davanti siamo riusciti a fare questo gol, ma poi non abbiamo fatto più niente. E veramente non ho altro da dire, tranne il fatto che è una squadra, ripeto, che non ha una punta. Nasti non è una punta, ma è una mezza punta, un esterno di attacco. Moracchioli, avevamo sempre 4-5 giocatori addosso sul portatore di palla. Loro sembravano in Tra 20 e 300 metri, noi torna a sembravamo in destra e prendi 15. strada Modugno Ceglie del E noi Pino. sembravamo in 5.
Quindi non è pensabile una prestazione del genere. Fatemi sapere cosa ne pensate, scusate la bassa qualità del video e i rumori sottofondo, ma è un video a caldo, uno sfogo a caldo. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e un like se vi è piaciuto il video. Cheers, forza Bari sempre.